siamo con Antonio Fini alla Scuola di Danza, Danza e Fitness, oggi qui per gli esami finali. Esattamente, esami della fine dell'anno insieme al maestro George Postelnicu dalla Romania, un momento molto importante per i ragazzi dove hanno la possibilità di mostrare il lavoro che hanno fatto durante l'anno a dei maestri esterni. Tu hai già insegnato per questi ragazzi? Sì, io ho insegnato durante alcuni workshop sia gli altri anni che quest'anno e devo dire che la scuola sta crescendo veramente e forse anche per la possibilità di studiare con maestri esterni e quindi avere un po' di quell'eccitazione, quell'adrenalina che si ha quando si studia con qualcuno che non si conosce bene come la maestra Angela. Tu conoscevi già il maestro Postelnicu? Sì, io conoscevo già il maestro e infatti sono stato io a farli conoscere con la maestra Angela Chidichimo proprio perché tengo tanto alla scuola di Villa Piana, come ben sapete sono di Villa Piana Lido, sono cresciuto qui e quindi dare sempre la possibilità di studiare con maestri che possono lasciargli un bagaglio culturale della danza sempre più forte. Io sono veramente felice che Angela continua a seguire questa impronta, quella dello studio serio, quello dello studio professionale. E ieri ho partecipato alle prove generali del saggio che si terrà il 19 giugno e sono rimasto piacevolmente colpito da come queste ragazze di 13-14 anni iniziano a mostrare una tecnica sempre più forte, un'espressività. Quest'anno anche con i corsi di hip hop, ho sempre insistito che la scuola avesse dei corsi di hip hop, quest'anno ci sono, oltre ai corsi di danza moderna, danza classica e tecnica gram. Ora, la cosa secondo me importante da capire è che la scuola di Villa Piana è una scuola piccola, ma ha la possibilità di studiare tantissime tecniche e poi anche magari insieme ai maestri che vengono dall'esterno di studiare proprio con i capisaldi. Quest'anno poi verrà all'Alto Junior Dance Virginie Messen, che è la direttrice della Marta Gram, e a Villa Piana Lido si studia la tecnica Gram. Un piccolo paese ma che offre tanta qualità. Esattamente, nella scuola Danza e Fitness, piccola ma di qualità. Siamo con il maestro Postelnicu, già primo ballerino dell'Opera di Bucarest, qui oggi a Villa Piana, in Calabria. Per lei è la prima volta? No, sono arrivato in Calabria nel lontano 1996. Prima sono stato il primo ballerino dell'Opera di Bucarest per 14 anni e ho subito un infortunio. E per questo ho dovuto smettere di ballare. Il mio impresario artistico mi ha proposto di venire, di mandarmi per insegnare in Calabria. E lei inizia con la danza? Ho iniziato, sono entrato nell'Accademia di Bucarest all'età di 9 anni, ma prima ho cominciato con il circo, con il mio padre che faceva l'acrobata. All'età di 5 anni e siccome non mi muovevo tanto bene negli spettacoli circensi, la direzione mi ha mandato a fare l'esame per entrare nell'Accademia di Danza di Bucarest. Con l'Accademia lei ha girato tutto il mondo? Con l'Accademia no, con il Teatro dell'Opera di Bucarest ho girato tutto il mondo. Ho ballato anche in Italia nel 92 al Teatro San Carlo di Napoli in una serata di gala internazionale. Cosa insegnerà oggi? Quindi oggi farò una lezione di danza classica che include sbarra, centro, salti, punte e vediamo il livello fino a dove possiamo salire. Siamo con Angela Chidichimo, direttrice della Scuola di Danza, Danza e Fitness. Angela, come si svolgeranno queste giornate? Iniziamo questa giornata con gli esami dei piccoli allievi della scuola Danza e Fitness e poi domani ci saranno i grandi. I grandi inizieranno con lo stage di classico e di moderno con il maestro George Postelnicu, primo ballerino di Bucarest, e con Antonio Fini. Ci vuoi presentare il famoso ospite? Sì, George Postelnicu, come abbiamo detto, è stato primo ballerino di Bucarest e insegna da tanti anni danza classica anche qui in Italia. E le ragazze non solo faranno lo stage di classico e di modern, ma verranno esaminati e ci sarà anche un'audizione.
Un'opportunità importante per i ragazzi. Sì, specialmente per quanto riguarda sia gli esami che le audizioni, perché sono un progetto degli spettacoli che verranno fatti in Grecia, ad Atene. Vogliamo ricordare l'esame di fine anno, il saggio di fine anno, quando si terrà? Sì, il saggio di fine anno si terrà il 19, cioè giovedì, fra pochi giorni, e sarà al Cinema Teatro Gatto.